Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live, in questo nuovo contest. Ciao a tutti, salve, grazie Francesco per i 28 mesi, sto dicendo 40, perché 40? Buonasera, ciao Kernel, benvenuto per la prima volta in chat. Buonasera Izzy, bentornato. Come state ragazzi? Vi vado subito a sistemare la grafica qua perché intanto non doveva vedersi, ma è anche abbastanza invadente. Via, te. Questa la rimettiamo dopo. E libro di sub direi che non ci serve, via. Come va ragazzi? Tutto bene? Mezzo anno si festeggia partecipando al contest. Grazie Ego, bentornato. Simo! Ah, ma 25? Così, ma partiamo subito così. Ma io non lo so. Grazie mille, Simo. Avevo letto 2 e poi ho visto anche il 5. Simo, 25 sub. Salutiamo subito tutti. E dove sono? Eccoli. A29C01, DaVinTV, iSpikes, XDAPI. Energy Dark, Rubrichi 29, Jogreg, As07, Montlollo. Vabbè, uno che fa cose con il naso sopra Caligola. Non so come legge, adesso lo vedrete uscire. Shinsaku, Aleskoi, Cosmopolitan, De Savvy J, Dark Plus, Napoleone, It Strike, Fiorellag, Irko. Kirok 25, Diablo Ghost, Riankapoku, Ozyman, Johnny Locker, Loreto Michael e Diro. Grazie mille, benvenuti a tutti. Vi tolgo gli alert, tanto abbiamo già salutato tutti quanti. E fate un sacco di BL gift a Simo, che dice col 25% di sconto. È da oggi che c'è, non mi ricordavo. Quindi da oggi, cioè adesso c'è, immagino, però non so se inizia oggi o era già iniziato. Comunque, c'è il 25% di sconto non solo su chi fa la sub per la prima volta, per il Subtember, ma anche sulle sub regalate. Che figo. Grazie per il supporto. Avevo messo un obiettivo, già con queste 25 sub ne abbiamo mangiato via un pezzo. Quindi magari adesso faccio il furbo, lo modifico prima di rimetterlo, vediamo un attimo. Questo è il mio primo messaggio in chat e ti hanno appena regalato una sub, pensa. Pensa che culo. Allora, che si racconta, che si dice? Il server è aperto anche a Bedrock? Sì. Dati launcher? No. Cosa mi raccontate? Sono tornato a casa un'ora fa, dopo essermi svegliato alle 5:30. In più ora ho anche litigato con la famiglia. Sono un po' sfinita dalla giornata, ma sono contenta di essere qui. Che disastro, Marti. Che cosa è successo? Io tutto bene, tutto a posto. Oggi proviamo a riaccendere la luce. Ho chiuso la finestra. Vediamo se si sta bene. Ho appena scoperto la chat di Twitch dopo 4 mesi sulla piattaforma. Non sapevi che ci fosse? Mi sono dato la lettura furiosa di romanzi fantasy Colpa del Signore degli Anelli. Ma ci sta, Ferren. Ci sta. Ah, non trovavi la chat di Twitch? Ma come non trovavi? Questa è la mia nuova. È abbastanza visibile. Comunque, oggi facciamo un contest. E sarà un contest che c'è già stato un anno fa come tema, lo abbiamo riproposto, è un contest fantasy punk, il che vuol dire che erano iscrivibili ormai, abbiamo già gli iscritti, tutte le costruzioni a tema fantasy oppure steampunk, cyberpunk, dieselpunk, tutte quelle correnti lì, oppure un miscuglio. Quindi questa un po' era la tematica di questo contest. Bene, tra poco andremo a fare il contest, non so quanto ci mettiamo a farlo. Se dovessimo metterci
poco potremmo fare un po' di Lies of P in seconda serata, non è detto, vediamo come va il tutto. Dato che era già partito l'obiettivo sub, che non volevo farlo uscire subito, ve lo rimetto, ve lo mostro. Eccolo qui, non si vede un piffero ovviamente perché siamo bianco su bianco. Li metto qua. Eccolo. L'obiettivo per scoprire il nuovo contest. Adesso, grazie alla giftata, siamo già oltre il quarto. Questo obiettivo, come al solito, non è un obiettivo di questa live e basta, ma resterà fino a completamento. Quindi anche domani, dopodomani, eccetera, eccetera. Quando poi verrà completato, vi svelerò il prossimo contest. Ricordandovi che in programma c'è già un altro contest. Adesso vi faccio vedere questa roba qui. Che è il contest Custom Map 2.0, che sarà a ottobre. Tra l'altro, 10 ottobre è una data un po' scomoda, però vediamo se tenerlo lì. Dopodiché, i mini contest vanno in pensione. Quindi è il motivo per cui non ho più messo dei rincalzi. Il contest alberi, il contest statue, fantasy punk, custom map. E qua non ci sono stati più rincalzi perché non ci sono altri mini contest. Il contest che vi svelerò qui invece sarà un contest già subito grosso e verrà messo tra mesi. Ok? Quindi anziché farli ogni 2-3 settimane, ci prendiamo un attimo una pausetta e questo qui sarà tra un botto di tempo. Quindi i player, se vogliono fare un contest, si concentreranno su un unico tema. Gendal, non scrivetemi in chat Twitch, in chat, buonanotte, nel server. Ti ho letto, ma non ti rispondo. Scrivetemi su Twitch. Shinichi, grazie per i 36 mesi, bentornato. Allora, dov'è la mia zona contest? Facciamo così. Eventi. Sono abbonato da un anno e 4 mesi, che cosa brutta. Perché è una cosa brutta, Lore? Cosa c'è di brutto? Sono esattamente 16 mesi, 16 è un bel numero. E che stavo dicendo? Il contest, sì, vabbè, niente, ve lo svelerò quando arriviamo a 100, sarà un contest grosso, sarà tra diversi mesi, basta. Poi il piano è che ci sarà un contest Koblemon sempre attivo, un contest Vanilla sempre attivo e magari potrei mettere ogni tanto qualche evento di minore importanza. Cioè, i cosiddetti mini contest magari potrebbero diventare degli eventi casuali, ecco, diciamo così. Ma concentriamoci sul contest di oggi. Voi che cosa mi raccontate intanto? Finiamo di introdurre e di fare due chiacchiere qui. E fatemi leggere un messaggio. Ok. Nuovi gatti della base, gli devi dare un nome? No, no, lasciali così, chi c'ha voglia. Cioè, quel nuovo gatto della base non doveva esistere. Orso, grazie per la sub regalata a Riccardo Zeppelin. Avrei bisogno di andare in ferie, dice Farfi. Ma come darti torto? Che posto è? Tipo il paradiso? A modo suo, sì, è abbastanza paradisiaco questo posto. Ieri fino all'una ero sveglia per una consegna di storia dell'arte, poi si è rivelata non essere per oggi. Bellissimo quando succede. Stanca per lo stage, è quasi uno sfruttamento. Mamma mia, ragazzi, che brutte esperienze che vi fate. Il contest come viene strutturato ve lo dico tra pochissimo. Orso, grazie per le tre sub regalate di nuovo a Jonacamb, Ecci e Samuele. Benvenuti. Va bene.
Triste perché è ricominciata la scuola. Vabbè, quello ormai lo sappiamo. Datevi un mese per abituarvi, dai, poi diventerà la normale routine come al solito. A proposito di scuola, questo contest arriva in un periodo dell'anno di nuovo abbastanza sfortunato, nel senso che arriva dall'estate, con però tutti gli altri contest davanti, compreso quello della Coblemon, che ha occupato diversi builder, dato che ha avuto più di 20 build iscritte, e adesso l'inizio della scuola, quindi sicuramente non sarà stato facile per gli iscritti organizzare il tempo. Il contest ha 8 iscrizioni, che ho diviso per essere più rapidi, diciamo, in due gruppi. Quindi vedremo 4 prima, votiamo e 4 dopo. Cioè, in realtà, vediamo 4 prima del primo gruppo, ogni build verrà votata, lo staff ha votato già tutte le build e ho un voto che è la media dello staff. La media dello staff, quindi la media di tutti i loro voti, è stata arrotondata al quarto di voto, che è nello 0,25. Io voterò con voi in diretta e voi voterete tramite il sondaggio, come al solito. Fatto questo, il gruppo di 4 avrà una piccola classifica. Chi ha il punteggio più alto è finalista. E grazie Revax per i 35 mesi, si avvicinano i 3 anni. È bello avere questa pietra miliare nella mia vita. Mi fa piacere. Bentornato Revax. Dicevo, chi vince il gruppo è finalista. In questo caso, dato che sono due gruppi, non c'è molto da fare, ripescaggi, cose varie. Io avrei pensato che consideriamo finalista direttamente anche chi è al secondo posto nel gruppo, anche perché poi rivediamo i voti e soprattutto non è detto che i gruppi siano perfetti, nel senso che magari un gruppo ha il primo e il secondo classificato del contest finale. Quindi poi si fa un confronto tra le quattro. C'è da rivotare, voi rivotate e fate un voto nuovo, io potrei aggiustare i miei e vediamo la classifica finale. Easy. Dovremmo andare abbastanza spediti. Io come sempre metto il timer ozzo, non so se sia necessario, lo settiamo sui 12 minuti, dato che abbiamo un po' meno build. E che altro vi devo dire? Il premio. Allora. Il premio di questo contest sono 4 stack di blocchi di diamante, una Nether Star e un premio custom, più varie cosette che possono riempire la Shulker. E a proposito, io ho in mano il premio del contestato e che non ho mai consegnato al suo vincitore, perché mi sono dimenticato, lui me l'ha detto l'altro giorno. Quindi, signor Graxier, se lei è da qualche parte, si faccia sentire e gli porto la shulker. Matteo, tutto bene, Matteo? Matteo è un po' giù di morale. Sta col capo chino qui. Non si sa perché. Allora, tanto per non perderlo, mettiamolo via. 3.000, un casino di robe. Matt, grazie ai 21 mesi. Che dire, vinca il migliore. Grazie, Matt. Igor ha regalato invece una livello 2 a Makuzko. Grazie, Igor. Con gli sconti del September, peraltro. Il tema è Fantasy Punk. È il secondo contest con questo tema, l'abbiamo già detto. E quindi abbiamo detto tutto. Possiamo anche cominciare. Non dovrebbe mancarci nulla. E Igor regala un'altra sub a Francesco. Grazie ancora, Igor. L'obiettivo si sta caricando stranamente in modo rapido. Siamo già a 35. Il contest delle basi è quello della Coblemon e non ha ancora una data, quindi ha voglia. Lo vedremo tra parecchio tempo. Allora, se avete delle domande, fatele. Se no, cominciamo.
L'episodio finale di Attack on Titans non lo posso guardare su Twitch. Mi tolgono il canale se lo faccio. Allora, se siete appena arrivati, non vi rispiego tutto il contest. Non saprete come funziona, che cos'è, però non è che posso rispiegarlo ogni volta. Non sto seguendo il manga di My Hero Academia, ma non fatemi domande non inerenti, se no non finiamo più. Iniziamo? Iniziamo. Allora, il primo gruppo è il gruppo rosso. Grazie Hydra Wolf per i 46 mesi, bentornato. Intanto F per Blue Draw che è morto con un creeper. Il gruppo rosso ha 4 build, quindi andiamo a vedere che build sono. Abbiamo in apertura l'Ebenborg 2.0, iscritta da Gallo. A seguire, le miniere, anzi la miniera di Obappa. La città di Eragon, o per meglio dire, penso un distretto, iscritto dalla sua sindaca Alicia. E lo scantinato di Razia. Ecco, una cosa che non vi ho ancora detto è che io scopro le build insieme a voi. Cioè, io ho visto proprio un pelino di cose, quindi sono in blind run come voi. Quindi, l'Ebenborg è nel mondo 2. Io dovrei avere anche la lista con i TP. Utilizziamola. E partiamo. Ehi Siri, 12 minuti. Buonasera, come ti posso aiutare? 12 minuti, timer. Avvio il timer di 12 minuti. Cristo santissimo. Che rintronata che è Siri, maledizione. Jack, grazie per gli 8 mesi, bentornato. Ed eccoci all'Ebenborg, che da quel che ricordo è un distretto, anzi una colonia, della città di Ghostblaze nel mondo 2. Leggiamo un po' il libro. Libro 10 pagine, sapete già, non posso leggerle tutte. So, non finiamo più. Quanto dura la lore? Cioè, no, è fattibile. Chaos è il termine che poteva descrivere al meglio la situazione di Ghost, arsa dalle fiamme nel pieno dell'Apocalisse. Tempi bui che non lasciavano spazio ad alcuna speranza. Proprio nella confusione più totale, tuttavia, un gruppetto di players riuscì a rinvenire un'antica macchina del tempo e tornare nel passato, in un'epoca pacifica dove poter ripartire totalmente da zero. In questo luogo, i superstiti si misero a scavare in cerca di materiali e, una volta usciti dalle caverne, si resero conto di non avere neanche una casa. E è questa, è da questa necessità che nacque il quartiere minerario. La prima area della città costruita in uno stile meno preciso e ordinato, oltre che dall'aspetto più povero rispetto alle build create successivamente con i nuovi minerali come il rame. Qui abbiamo i punti di interesse. Nel momento di iscrizione non è completa, potrebbe essere soggetta, ok, modifiche, va bene, adesso vediamo. Gallo, grazie per i bits. Tutta la colonia è stata aggiornata apposta in questi mesi pre-contest. Speriamo che ti piaccia. Grazie, vediamo subito. E poi recuperiamo i minuti persi nel caso, ma ringraziamo Shinichi che ha regalato la sub a Siri. Vabbè, che dire. Grazie Shinichi. E Igor che ne regala 5 ancora. Grazie mille anche a Igor. A Ploy, Rainbow Entity, Moon Grizzly, Ermatius ed Emil Miti. Grazie a tutti, iniziamo. Entriamo a piotti nella città. Welcome to Ebenborg. Allora, benché io sia in blind run in questo contest, togliamo la chat, perché continuano a scrivermi in chat. Scrivetemi su Twitch, ragazzi, non nel server. Dicevo, benché
non mi sia spoilerato niente, la zona la conosco perché aveva partecipato a un vecchio contest. Solo che si è espansa. Questa zona non era affatto così. E inoltre so che hanno terraformato qua dietro, ma ci andremo dopo per gradi. Igor fa intanto altre 6 sub, grazie ancora Igor. Pezzo di pietra, Sterben, King, Taba, Pie e Piepa. Benvenuti o bentornati. Quindi, se approfittiamo degli sconti, eh certo, ci sta. Vi faccio fare un giretto qui nelle viuzze. Andiamo a vedere subito il molo di sotto, anche perché è uno dei punti di interesse. Bel molo legnoso con i mercatini. Questo c'era già, però forse non era così espanso. E sotto il molo c'è anche un laghetto artificiale, che infatti ha tutto il fondale custom. Un po' di barchette dentro. Molto carino. C'è anche una zona spiaggia. Più che spiaggia, una zona sabbiosa. E questo quindi è il molo con il laghetto interno. Da questa parte, quindi, ci sono delle strutture nuove. Io vedo che nel negozio c'è anche qualcuno. Buonasera, Matt. Vediamo un po' di interni. Una sorta di negozietto della città, possiamo chiamarla città, penso, a tutti gli effetti. Piazza, proviamo a salire. Qua ci sono delle case. Casa di Eren Uwu, che è un mio quasi omonimo. E questa build maschera Hollow, messa così nell'item frame. Questa build, diciamo che ha un tema... Non avevo mandato il messaggio con i bits. A casa mia c'è una cosa. E l'easter egg è quello, l'ho appena visto, immagino. Dicevo, è a tema sia steampunk che fantasy. Cioè, in realtà, questa è una costruzione che abbraccia un po' la totalità del tema. Possiamo dire che gli interni sono tutti fatti? Ci fidiamo? Allora, nella vecchia versione della build, ricordo che qui c'era appunto la miniera, che era però isolata. Quindi questa parte è una parte nuova. Mentre la piazza scritta nei cartelli era questa qui, questa piazzetta qui, immagino. Mi piace il fatto che ci sia verticalità, quindi è tutto fatto su più livelli che vanno a salire. Magari in un'espansione futura potete costruire ancora più in alto. Cioè, immaginate avere delle case qui. Si inizia a fare un bel panorama vedendo verso il basso. Faccio anche vedere un po' la zona vecchia. Mi ricordo questo vicoletto molto carino. In questi contest è difficile far vedere tutto, perché qua siamo già partiti con una build gigantesca. E bentornato a Lusantu, grazie dei 40 mesi. Viva Alien Tribes e Forza Torres, che sta dominando la Serie C. Ah sì? Conosco solo di nome la Torres. Allora, andiamo alla miniera. Vediamo un po' se c'è qualche novità. Sto ignorando momentaneamente i punti di interesse. Pericolo. Qua ci sono dei diamanti. Rimettiamo la Vanish per vedere bene la build. Bentornato anche ad Icepulla, grazie per i 41 mesi. E qui c'è il pozzo che esce da questa parte. E il signor Gallo che ci aspetta al fiumiciattolo. Buonasera.
Questa cascatina alimenta il laghetto che prima era una pozzanghera gigante, potremmo dire, nel senso che uno stagno, nel senso che non aveva un ciclo di acqua che entrava. E adesso hanno lavorato mettendo questa cascata che alimenta il lago. Non so dove sfoghi l'acqua, non chiedetemelo, però potrebbe entrare magari in un sistema fognario nelle case. Quindi qui abbiamo la cascatina all'uscita e lavorazione, va bene. E andiamo a vedere il fiume. Marcello, intanto grazie per i 21 mesi. Siamo già a metà obiettivo, vabbè, cioè non ho parole. Non ci azzecco mai questi obiettivi. Si è perso anche un pillager qui dentro. Ed eccoci qui. Questa potrebbe essere la fonte del fiume. Con tanto di casetta in cima. Mini casettina piena di rasa di animali. Casa dell'erudita. Tutti sti animali? Da dove sboccano? Finisco il giro, poi vi saluto tutti dopo, eh. Comunque, la cosa da notare è che questo ciclo d'acqua è circondato da montagne e c'è un gradito ritorno. Le montagne custom. Queste montagne, cioè noi siamo in alta montagna, ovviamente, quindi il bioma sicuramente aiuta, ma queste montagne sono fatte a mano. Si nota anche ovviamente dalla texture. E circondano tutto il fiume. Ovviamente il fiume è fatto a mano, perché così non esistono in Minecraft. Bella anche la vegetazione attorno, il fondale tutto bello curato. E poi qua ci sono anche un po' di alberi sparsi. Mentre qui credo che parta la cima della montagna vera e propria che c'era già. Altezza 212, se vi interessa. Anche quella è una montagnetta custom, peraltro. E questa è la città vista dall'alto. Allora, punti di interesse. Quartiere minerario, nuova miniera. Lago, molo, piazza, foresta, parco, municipio, canyon. Parco e municipio forse sono le cose che ho un attimo perso per ora. Qui possiamo vedere un'altra forestina custom. C'è rimasto un ceppo, apparentemente. Prima o poi devo anch'io fare una bella costruzione di alberi custom, eh. Ma ragazzi, ma quante sub state mandando? Che succede oggi? Allora, Matt mi ha chiesto di tipparmi da lui. Che cosa ci mostri qui? È la nuova miniera questa? Ah sì, perché questa è quella vecchia e questa è quella nuova. Finito il tempo, ma recuperiamo, perché poverini, ho perso tempo a salutarli sub. E se no, non gli diamo il giusto tempo. Quindi ci tratteniamo ancora un po'. Dato che siete qui almeno in due, ho visto, mi fate vedere al volo municipio e parco? Mi fate tippare a municipio e parco, così vediamo tutto. Magari poi ho già visto il parco, ma non ho ben chiaro quale intendete. Invece il municipio è qui. Il municipio c'era già, mi ricordo, anche nella vecchia versione della build. Forse lo hanno modificato.
Secondo piano. Tutti gli ufficetti. Questo me lo ricordo, effettivamente. Ah, lui c'ha l'ufficio con... col terrazzo. Capito? Si tratta bene. E... il parco dove sta? Aspetta, il parco... Ok, adesso mi ritippo. C'è anche questa foresta all'inizio, che prima abbiamo solamente attraversato al volo. Se ne parlò tantissimo tempo fa, del fatto che la mangrovia, e forse anche altre foglie, in questo bioma in particolare, ha un colore che si abbina perfettamente alla Dark Prismarine. Quindi viene fuori sta Build Duck stranissima, che funziona solo in questi biomi. O forse solamente in questo, perché vedete anche l'erba è più azzurra rispetto a qui. Questa è una bella chicca. Ok, questo è il parco, va bene. Allora, l'avevamo intravisto. Anche questo credo ci fosse anche nella precedente versione. Cestino. Casa del cartografo. Abbastanza intima. E per chiudere, io farei anche notare un po' la cosa che a me piace di più sono i tetti con tutti questi camini che fumano, molto steampunk appunto. Mi metto in posizione e ragazzi, si va subito a votare questa prima build. Come funziona? Voi avete un sondaggio in cui potete votare con... voti che sono 10, 9, 8, 7 e 6. Questi sono i voti che potete scegliere. Il sondaggio è partito ora. L'opzione con più voti sarà il voto, a meno che la prima e la seconda non abbiano 10% o meno di differenza. In quel caso si fa la media, ignorando tutte le altre. Ok? Vale solo tra la prima e la seconda. Allora, io adesso saluto, ringrazio tutti per le sub. Non so neanche dove ero arrivato. Allora, Tomax ha fatto i 47 mesi. I miei hanno fatto un incidente in moto. Madonna, spero stiano bene. Ciro, grazie per i 26 mesi. Poi... il re pinguino fa i 29. Mi accompagni dalla prima media, sono al primo anno di università. Minchia. Sono diventato vecchio, mi stai dicendo. Poi Maro regala una sub e una seconda dopo. E Soryuki ne ha regalate 5. Rickcast e Daniel Maro, mentre Yuki l'ha regalata a Magic Felix, Diego, Travis, Max Dardo e Manu Lacustre. Benvenuti a tutti. Allora, il voto che avete dato è 9. 9, punto. 44%. Belli convinti. Quindi si parte già con un bellissimo voto da parte della chat. Anch'io devo dare il mio voto. Che voto do? Vabbè, ci sono. Ci sono. Ovviamente i voti sono segreti, però poi alla fine vi dirò tutti i punteggi finali. Andiamo avanti. Quindi, seconda build è la miniera di Obappa. Se non ricordo male, dovrebbe essere sempre nel mondo 2. Devo riattivare però la chat. Se no non la vedo. Eccola. Miniera di Obappa. Salve. Partiamo. Seconda build, ragazzi. Anche questa la voterete singolarmente e poi alla fine confrontiamo tutto. Ehi Siri,
12 minuti. Avvio il timer di 12 minuti. Villaggio dei minatori. Il villaggio dei minatori, una delle zone più antiche di Velton. Qui molti hanno trovato casa dopo aver dove poter riposare. Ora, ormai in parte abbandonato, rimane testimoniare un luogo di lavoro, riproduzione di energia, produzione di energia e risorse per tutta la città. Ok. Ah, un'iscrizione della città di Velton. Ok, ci tiene a specificare. Certo che mi chiami il libro Miniera. Io pensavo fosse una miniera. Invece no, è tutto attorno anche. Bello gigante. Quindi, in questo caso, abbiamo una build totalmente diversa. Che si discosta dal fantasy, sicuramente. Ma che ha gli elementi steampunk, quindi il rame, gli ingranaggi in giro. Molto leggeri, ma ci sono. Guardiamo ancora un po' dall'alto e poi scendiamo per vedere tutto. Ci sono delle zone in costruzione, nel senso che è volutamente così. E quindi tutta quest'area è un distretto praticamente nuovo della città. Va bene. Un attimo, un secondo. È per caso comparsa una notifica a schermo dello shop del server? Perché è arrivata una shoppata, ma io non ho sentito nulla. E sta cosa degli alert che non li sento io? No, no, allora forse semplicemente non l'ha condivisa. Va bene, partiamo. Quindi, prima cosa che vorrei controllare, vabbè, a parte le indicazioni. Qui ci sono dei binari per un ipotetico... Non so neanche come chiamarlo. Beh, non treno. Come si può chiamare? A parte che ho paura di queste tile entities infinite. È una funivia? No, io pensavo fosse un'altra cosa. Tipo il mezzo di trasporto che c'è... in Hollow Knight. Funitreno. Va bene, invece di qui si attraversa e si va in un altro distretto. E no, beh, il tram, nel senso, il tram sospeso col binario sopra. Funicolare. Chiamiamola così. Non soffermiamoci troppo. Che c'è molto da vedere qui. Ok, ci sono delle aree incomplete, mi sa. Questa è una grotta custom che ci porta in uno spazio relax. Che poi si perde. Ok, si perde in una caverna classica. Andiamo a salire di qui. C'è Obappa che ha iscritto la build. Abbiamo davanti una casetta di Rarioff momentanea. Una casa che per un dissetto minerario direi che è perfettamente a tema. Sia per il fatto che ci sono minerali nella costruzione, che probabilmente non è neanche... Cioè è un po' letterale, però rende l'idea insomma. Qua si esce anche sul tetto.
Lo stile è particolarissimo comunque, tutto, tutto di pietra con questi mattoni a vista potenti. Tra le varie idee di città che furono proposte nel corso degli anni, c'è sempre stata anche la proposta di una città di pietra, fatta proprio in una zona tutta di pietra, case di pietra, eccetera, eccetera. E non l'avevo mai vista realizzata, e questa forse è la prima volta che c'è una, un distretto, in questo caso, di questo stile. Qui abbiamo una ruota che probabilmente porta energia in questa struttura. Allora, le build non sono sicuramente complete, dato che abbiamo già visto qualcosa di vuoto. Però io giro anche alla ricerca di qualche interno. Casa di Yubs. E poi c'è questa via tra le rocce, che potrebbe essere uno scavo per estrarre minerali. Bravi che non avete usato il diamante, perché poteva essere un'area molto ambita dai ladruncoli. Un'area così. Invece da questa parte abbiamo una gru che porta fuori i minerali estratti dalla caverna, li sposta qui, e poi immagino che la funicolare, abbiamo deciso questo nome, li trasporti da qualche parte in quelle zone. Poi ho notato questi... questa finestra, come ci si arriva? Sempre dalla casetta? Ok, sì. E qui? Ok, quello in realtà era per simmetria probabilmente. Va bene! Ci siamo fatti, direi, un'idea. Resta da capire se c'è qualche zona in particolare che ci vogliono mostrare, perché nel libro non ci avete detto se ci sono delle zone, dei punti di interesse. Questa è una casa libera, quindi ancora da assegnare. Quindi dovremmo aver visto tutto, no? Li mettiamo il giorno. Quindi ragazzi, questo è il nuovo distretto minerario della città di Velton. Abbiamo una casetta decorata completamente, un'altra semi-decorata abbiamo visto, e poi delle case libere. Ed è praticamente un bioma fatto ad hoc. Hanno tolto tutto l'erba, l'hanno reso tutto pietroso. Molto interessante. E Redies, grazie per i 17 mesi. Bentornato. Quindi io direi che possiamo subito passare alla votazione. Quindi voto alla build... Anche in questo caso avete il 10, il 9, l'8, il 7 e il 6.
Allora, aspettiamo che la votazione venga fatta. Intanto penso anch'io al mio voto. Ok. Siamo alla seconda build di 4. Vi ricordo. Okay, poi andiamo a vedere la terza. E le 4 build comporranno il primo girone. E in questo caso vedo che avete apprezzato meno la build perché il 53% del pubblico ha votato un 7. Penso più che altro per il fatto che sia ancora work in progress. Lo analizzerei così, questo set. Ma va bene, vedremo dopo tiriamo le somme. Andiamo nel mondo 1. E andiamo qui per la città di Aragorn, dove devo portarmi il libro. Non ho il libro. Quindi, senza libro si può fare niente. Allora, facciamo così. Trader chest, Siren Blaze. Mondo 1. Eccoci. Ehi Siri. 12 minuti. La città di Aragorn ripresenta con qualche modifica uno dei distretti più rigogliosi della città, arrivato decimo al secondo Contest Fantasy. Descrizione molto rapida. Punti di interesse: casa, grotta Casto, un'altra casa, casa fungo, antro della strega. Ma che sono queste notifiche che mi arrivano? Ma ragazzi, ma tutti i mo' state shoppando, che succede? Antro della strega, lanterna, alle seguenti coordinate puoi trovare un libro con su scritto le modifiche. Se c'è qualcuno online che poi mi fa tippare direttamente nei posti nel libro, diventa interessante. Inventario mobile non esiste, è un comando che ho accesso io, voi non ce l'avete. Mi serve a me per velocizzare le cose, tutto qui. E quindi ecco il distretto. Partiamo col dire che il distretto arrivò decimo a un Contest Fantasy. Cosa vuol dire decimo un Contest Fantasy? Vuol dire top 10 in un contest tra i più quotati della storia del server. I primi due Contest Fantasy furono dei contest devastanti, c'era proprio una altissima partecipazione, complice il periodo quarantena, eccetera, eccetera, che credo fosse quello. E poi molta qualità, quindi diciamo che una top 10 in quel contest è un ottimo risultato. Sicuramente miglioreranno la posizione dato che non ci sono neanche 10 build in questo, quindi da questa parte, da questo punto di vista siamo a posto. Allora, qui c'è l'entrata, se non ricordo male. Era qui? Sì. L'entrata. Questo passaggio, questa grotta dorata ci porta dalla città di Aragorn al distretto Fantasy. E poi tutta la città è fantasy. E in questo caso Fantasy Punk c'è, però diciamo componente fantasy senza steampunk. E che cosa stiamo vedendo? Vediamo un bioma completamente fatto a mano che ha come tema i funghi giganti e fiori, colori ovunque. Facciamo giusto un giro per capire bene il tutto. Capisco
calmi a dare voti, che insomma, vediamo prima tutto nel dettaglio. Allora, possiamo soffermarci prima di tutto un po' sulla vegetazione a terra. Perché c'è una concentrazione di tantissimi elementi. Il drago è molto figo, però è fuori dalla build. In questo caso non c'entra. Dicevo, c'è una concentrazione di un sacco di elementi di Minecraft Vanilla. Quindi tantissimi colori. E ci sono anche piantine custom. Ad esempio questo fungo, fatto col blocco di fungo, e il gambo, che è una staccionata. Ho queste di dimensioni medie. Sono altri funghi custom. E poi ci sono quelli più grandi. Cosa particolare che... sicuramente alcuni si ripeteranno nello stile, ad esempio questo è fatto con lana e quarzo e ha la capoccia ciano, e lì ne vedo un altro in questo stile. Però si può dire che le varianti non mancano. Qui c'è un fungo marrone, qui c'è un fungo nero e rosso, quello è bianco e rosso ed è una casa peraltro. Poi ci sono alberi. Qui c'è un albero di ciliegio che è stato upgradato con i ciliegi, appunto. Quindi sì, ci sono un sacco di... No, non c'è il dannato Smurfcat, ovviamente. Il maledetto. Vediamo la casa. Sopra, però ci sta come avamposto. Madonna, ragazzi, sto meme dello Smurfcat proprio in questo periodo non ci voleva. Non so quanti altri funghi ci saranno nel contest, però cambiamo zona. Qui c'è un'altra casetta che non è fungosa, ma è una casetta normale tra i vari funghi, la vegetazione. Città delle tagliatelle e funghi non sarebbe male come proposta. E poi notiamo anche un po' la pozza con effetto custom. Questa una volta andava un sacco di moda, ne facevano un sacco nel server. E qui c'è invece il fiumiciattolo che esce da una sorta di bocca di drago. E non è neanche in piano, ci sono dei dislivelli. Chiaramente anche qui è tutto custom. La vegetazione è tutta di fantasia. C'è anche un albero morto in mezzo. Ci sono coralli inventati. Questo è abbastanza unico. E in fondo c'è anche una casetta. Decisamente inaspettata. Malvagità della strega. Ok, la casa della strega. Penso. In fondo al fiume. Va bene, andiamo avanti. Al centro abbiamo un albero particolare. E mi sembra fosse un albero morto. Quindi c'era solo il tronco, ma è stato coperto con questi muschi colorati. E sul suo ramo qui abbiamo una catena percorribile che porta nella lanterna, e la lanterna è una casa.
Tra l'altro è anche molto spaziosa. E qui c'è un'altra casetta invece. Assistante. Ci sono un po' di mob in giro. Quello, vabbè ragazzi, è Minecraft. Vabbè, una vera e propria torre. Ok, abbiamo visto già un sacco di cose. Non so quanto possa mancare. Anto della strega, grotta custom, lanterna, 401, 64 e 10.000, no, 10.179. Ah, qui c'è anche la mappozza. Abbiamo aggiornato il distretto con i blocchi della 1.20. Abbiamo anche fatto una grotta custom con annesso spoiler del prossimo distretto. All'interno dell'albero c'è solo la farm di creeper per il momento. Ok. Semi tipo da ste. C'è la grotta custom che volevano mostrarmi. È molto carina, soprattutto questa parte. Ah, ma c'è anche un elemento steampunk alla fine. Sacro Brunello dello zio Bongo. Va bene. Quindi il prossimo distretto potrebbe essere steampunk. Bello, bello. Quindi lo spoilerino rimane anche a tema, diciamo. Questa, quindi, è la build di Eragon. La faccio votare subito. Come sempre, il voto è da 6 a 10. L'obiettivo sub è a 65 su 100. Io non so che dire. Se, cioè, mancano 35 sub ed è già fatto. Allora, devo anch'io dare un voto. Vabbè, io il mio voto ce l'ho. Aspetto il vostro. Lies of P, vediamo quanto ci mettiamo col contest. Ok, qui ci potrebbe essere la prima situazione di spareggio particolare. Perché c'è un pari merito tra il... No, non è più un pari merito, ma fa niente. Tra il 10 e l'8... Vince di un pelino l'8, ma sono vicine le due votazioni, quindi devo fare la media tra l'8 e il 10. La media tra l'8 e il 10 è il 9. E torniamo nel mondo 2 per vedere l'ultima build di questo girone. Non fate sempre sorpresi, se votano 10 e 8, sarà che qualcuno li piace, qualcuno li piace un po' di meno. E non è che devono essere tutti d'accordo, eh? Per questo facciamo la media. Sono 4 anni che facciamo i contest. Ormai si è anche capito. Scantinato di Razia. E vaffanculo però. Tabulato 200 comandi e poi ho fatto quello sbagliato. Eccoci. No, nessuno vota i per i meme. Smettiamola di dire le stronzate ogni santo contest. È anche ora di finirla.
Le persone, ogni persona ha una sua testa e ogni persona ha un suo gusto personale. Per questo esistono le medie. C'è chi una cosa può piacere, 10, c'è chi può fare schifo, gli darebbe anche 5. Questa è la verità. Potrei aver missato, aspettate. Ok, sì. Ale, grazie dei 21 mesi. Bentornato. Tutto bene. Avevo missato nella lista, tranquilli, ci siamo. Ehi Siri. 12 minuti. Non credo servirà il timer perché è una build molto piccola questa rispetto ai 12 minuti, eh. Bello lo spoiler. Ma la vediamo dopo la build. Che spoiler sarebbe? Scusate. Scusate, devo fare una moderazione. Mod, dove siete? Moderatori? Dai, non fatemi moderare a me la chat. Fate i bravi. Iaco, grazie per i 35 mesi. Buonasera. Bentornato. Allora, dicevo, questa build non dovrebbe occupare 12 minuti. Perché abbiamo una casa, una base personale, e se in 12 minuti ci abbiamo messo dei distretti delle città, dovremmo farcela. Però io il timer lo metto lo stesso. Allora, la casa che si vede all'esterno è in realtà una copertura per uno scantinato dove si concentrano le tubature e l'energia che aiutano a tenere viva una parte dell'oceano e degli animali presenti nell'isola. Ma nello scantinato sono... Che succede? È presente un nucleo che per via di un malfunzionamento ha fatto fuori uscire dal terreno la melma oscura, che ha portato gran parte degli animali, che per sopravvivere si sono ingranditi e altri sono scappati o morti. C'è un po' da rileggere, diciamo. Per quanto riguarda chi lavorava per mantenere lo scantinato e il suo reattore sotto controllo, beh, trovate i loro resti in giro. Riguardo alla parte delle risorse, sono state stranamente conservate, in gran parte essendo che la melma non è riuscita a contaminarle tutte. Del tutto. Non so bene come chiamarla. Allora, la mia scheda video sta soffrendo le shaders oggi. Per qualche ragione. Quindi facciamo questa, poi magari nel secondo gruppo le toglierò. Vi avviso già da adesso. E magari rimettiamo in finale. Che sento la scheda video che ogni tanto li parte. Cosa abbiamo qui? Abbiamo un isolotto custom. Costruito su una zona dove il fondale non è particolarmente basso. E quindi abbiamo questo isolotto circondato da scogli galleggianti. Alcuni galleggianti. Si apprezza che comunque sia stato fatto il fondale sotto. Cioè, il fondale, un fondo, anche se... Sono magici, vabbè, galleggiano che sono magici. È una build fantasy. Abbiamo un po' di vegetazione particolare e abbiamo gente che sta shoppando in continuazione. Ma che, ragazzi, ma che succede oggi? E non so se sei live, ma c'è una persona che continua a shoppare nel server... Non esce l'alert, perché forse non lo mettete, non lo so. Se l'alert dovrebbe uscire e non vi è uscito, fatemi sapere. Bravo Marco, che sei presente, controlla, dai un'occhiata. Grazie comunque per il supporto, nel caso l'alert aiutava anche a far vedere che... Siamo in tanti che stiamo trovando tante cose. Ah, state facendo una sessione di mystery? Che succede? Vabbè, concentriamoci. Dicevo, attorno abbiamo questa vegetazione di funghi quasi scalk, che sono in un bel contrasto con i funghi rossi dell'isola. Ha usato come gamboli dripson in alcuni casi, che funzionano bene.
E in altri casi c'è il gambo bianco. Figo. Benvenuto, Dot. Grazie per il Prime. Qualche lanternina volante. L'isoletta è terraformata di muschio. Probabilmente muschio, bone meal, si è creato tutto, qualche grano, in modo veloce e intelligente di farlo. Andiamo a vedere la casetta. Casetta si presenta con questi toni freddi e si nota subito che nasconde qualcosa, perché andando a vedere sembra vuota, sembra abbandonata, quindi noi dobbiamo scendere. Qui c'è un primo magazzino con tavole da lavoro. E più giù ancora si apre la vera build. Questa build è la prima che abbiamo visto tra l'iscritta al contest, dato che quando fu annunciato il contest ricordo che venne subito mostrata in live. E ha proprio uno stile ricercato per essere tra il fantasy e lo steampunk. E più scendiamo, più si allarga. Qui abbiamo tutto il magazzino. È molto bello accostare la Endstone con lo Skulk. Stanno molto bene insieme. E benvenuto a Mark Tom. Grazie per la sub anche a te. Per tutti i nuovi sub di oggi, se l'avete ricevuto in regalo, ricordate c'è il comando punto esclamativo server. Che vi dà l'IP, ve l'ho messo in chat, e gruppo Telegram se volete avere una mano per entrare, se avete dubbi. Non toccare. Che succede? Salve. Che vuol dire? Document un documento dello Stato che ci dichiara che le donne sono meglio. Ma io tendenzialmente sono d'accordo. Cioè, io sono assolutamente convinto che le donne siano la forza motrice del mondo. Quindi non c'era bisogno del documento. Ti ringrazio, però. Zona scoperte antiche. Ci sono un po' di reliquie, sta analizzando. Vabbè, il foglio te lo lascio, eh. Allora, ho problemi con la fonte su OBS. Marco, però questa fonte qui è l'unica che si deve aggiornare ogni volta. Adesso l'aggiorno e vediamo se ci arriveranno gli alert prossimamente. Consiglio anch'io di entrare nel gruppo Telegram a prescindere. Se volete vi rilascio il link. Sì, questa è una build che è stata fatta da una builder. Che tra l'altro ora ci aiuterà a capire se ho visto tutto. Perché nella stanza dietro c'è un flex. Ecco l'alert! Ma questi sono gli alert di prima che non arrivavano. Finalmente, grazie a tutti per le shoppali. E rimandati te, Marco. Però, poi chiudiamo sta parentesi e finiamo la build. Io non li sento in cuffia. Cioè, li sentite in live, ma io per qualche ragione non li sento. Non capisco perché. È l'unica cosa che no, non sento. Vabbè, vedrò dopo la live, dai. Ah, è la melo P, ecco.
Vabbè, ci sta, la melopì so quanto può essere faticosa. Faticosa da trovare. Va bene, quindi questo è un magazzino decisamente atipico. Un bel labirinto. Sicuramente fantasy. Sicuramente fantasioso. Spero di aver visto tutto, perché è facile perdersi. Se non c'è altro, possiamo andare a votare questa base isoletta. Quindi, voto alla build. Prego, votate la build di Scinnere. Cosa ne pensate? Ti seguivo quando ero più piccolo, 8-6 anni fa. In quest'ultimo periodo ti ho riscoperto per la nostalgia di quei tempi. Mark, ben ritrovato. Quella ne soffriamo un po' tutti, si chiama crisi di mezza età. Ormai la crisi di mezza età ti colpisce molto presto. E ci sono, secondo me, ventenni che hanno la crisi di mezza età. E gli manca quando ne avevano 14. No, so cosa vuol dire, eh. Anch'io mi trovo ogni tanto a pensare ai bei vecchi tempi andati. La crisi di tre quarti. Beh, che esagerazione, dai. Allora, abbiamo un 8 per la build di Scinnere. Va bene, devo dare anch'io il mio voto. Che ho dato. Bene, è il momento di andare al Warp 20. E ragazzi, non vi dirò chi è primo e chi è secondo, ma vi dico semplicemente le due build che passano in finale in ordine di comparsa, così da non influenzarvi per la finalissima. Tanto è finito il timer. Vanno direttamente in finale le build Lebenborg e il distretto di Aragorn. In ordine di comparsa, ripeto. Quindi qua dobbiamo fare uno slot in più. Lebenborg e Aragorn. GG a tutti, ovviamente. Poi alla fine vi svelerò la classifica. Ma adesso il secondo gruppo. Il secondo gruppo della Shulker Blu contiene la Corrupted Legend, iscritta da Sir Yuki. Corrupted Legend. Il Mana Ring, Corallo Demone e Greek Forest. Allora, io devo fare questo bel comandino. Questi poi vanno nel mondo 1. E andiamo a vedere quella build che stavamo vedendo prima, per sbaglio, perché avevo miscliccato. Ovvero, siamo qui. Io, purtroppo, in questo gruppo tolgo le shaders, perché c'è la scheda video che mi sta pregando di risparmiarla, non ce la fa più. Buon salve, Sir Yuki. In questa giornata di contest volevamo dire buona fortuna a tutti gli iscritti e aggiungere che la build è stata fatta con la minima progettazione possibile. Quasi tutto diretto in vanilla. Musica per le mie orecchie. Grazie, Sir Yuki, di averlo precisato. Ehi, Siri. 12 minuti. È partita, però non ci ha detto niente. Portali di Legend. Grotta di ametista e molo di attracco. Forte resistenza. Foresta illibata, zona abbandonata e cimitero. Nave della resistenza. Leggende narrano che in tempi oscuri il Nether invase il nostro mondo per conquistarlo, ma dovettero far fronte a una corruzione
da una strana forma di infezione, a cui diedero il nome di Skulk Corruption. Il nostro mondo, per far fronte alla minaccia nemica, mise in piedi una resistenza assai particolare, poiché il capitano era un ubriacone e invece gli alleati erano dei pirati. Ok, figo. Chi è che è l'ubriacone di voi? Crediti meme. Eh beh, Shrek, da qualche parte ci c'è sempre fuori. Salve! Come punti di interesse ci sono anche una nave e un dirigibile. Va bene, va benissimo. Quindi, che cosa hanno combinato? Hanno costruito una sorta di riproduzione di Minecraft Legends. Con tanto di piglin. Ah, ma c'è anche Shrek, infatti. Eccolo lì. Ho una 2080 Ti come scheda video, ma è tipo rovinata da anni di lavoro. Ma questo... questo mantello per fare il ghast. Inaspettatissimo. Maro, sei tu quello che beve. Non ti giudico. Molto interessante questa idea. L'avevamo intravisto questo posto in un qualche live fa. Non dovevamo vederlo, ma lo abbiamo visto lo stesso. Ma poi, ma è quella lì la nave? Qua c'è proprio fantasy purissimo. Siamo proprio andati su vari temi. Comunque, analizziamo la situazione. Perché intanto, se l'avete fatta con un minimo di progettazione, cioè direttamente in vanilla, apprezzo, perché è quello che mi piacerebbe facessero tutti. Cioè, costruire direttamente sul mondo e poi provare in creativa quei pezzi che richiedono una prova extra, un po' come faccio io nelle mie live. Quindi questo atteggiamento mi piace. La build, oltre che giudicarla per l'estetica, dobbiamo giudicarla per la fedeltà, perché questa è una riproduzione della base Piglin di Minecraft Legends, che sono effettivamente così. Sono sopraelevate e gli hanno fatto la scogliera custom e hanno queste strutture che hanno rappresentato più o meno fedelmente. Strutture che a volte difensive, a volte offensive, estetiche che vanno distrutte. Questo è il centro città della base, con il portalone del Nether da cui escono i piglin. Qui c'è anche la gabbia, che ricorda molto quella di Legends. E questa è la struttura che fa da spawner dei piglin. E qua non so perché c'è la testa di Smerald, ma vabbè. Non facciamoci domande. Molto bella, cioè assomiglia molto all'originale. Poi, quest'area ha un sacco di cose, quindi devo un attimo capire il tutto. Ma credo che si ricolleghi anche qui. Ok, questa è la base del player, giusto? Le nostre birre, i nostri vini. Ecco, qui abbiamo Ingmaro, Ingegner Maro, che ha detto di essere lui l'ubriacone. Ah, questo è il piano di attacco. Cioè, hanno costruito delle frecce per la mappa per fare il piano di attacco. Ma pensa te. Quindi tutte queste navi, queste zone sono parte della build. E
quindi questo è l'accampamento della resistenza. Stanno lanciando con le catapulte un attacco su... su vasta scala. Questa è la balestra X di Clash of Clans. Allora, è fatta benissimo con i tiranti polli. Il fortino. C'è anche il vestito a tema qua. Jay Panotto, sto facendo chimica mentre guardo la live. Avevo letto, sto in chimica mentre guardo la live. Ok, è meglio che stai facendo chimica effettivamente. E questo invece dovrebbe essere un villaggio che nella mappa stava conducendo l'attacco, ma si vede che i piglin hanno anticipato e hanno distrutto tutto. La corruzione ha colpito il villaggio, appunto. Qui ci sono i caduti. Tomba del Copper Golem. Morto nel tentativo di difenderci dagli invasori. E qui tomba di qualche player. Nella foresta custom ci sono anche delle strutture che sono sempre parte di Legends. Questa dovrebbe essere quella struttura che si sblocca con la redstone, che non ricordo cosa faccia. E poi qua c'è anche una cittadina. C'è un sacco di roba in questa build. È un negozio di armi praticamente. No, non c'entra questo. Ok, questo non c'entra. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo delle mongolfiere e abbiamo un dirigibile, Lady Fritta. E c'è una dedica a una giocatrice del server. Ma in realtà ci sono tutti i nomi, ok? No, non li avevo visti. Dirigibile è vuoto all'interno, ma... ecco, qui abbiamo la signorina Aria. Nella parte sotto, che sta comandando l'attacco dall'alto. Mentre, via mare, la base viene attaccata dalla Sunny. Con Damix, mamma mia, ma sei pure cappello di paglia, te. Ma sai che? Ma io l'ho messo il cappello di paglia nel... scusami, eh. Nei cosmetici io l'ho messo il cappello di paglia. Eh sì! Ma Damix, ma scusa, c'è il cappello di paglia, quello vero, e tu hai messo il sombrero. Perché hai messo il sombrero? Bello, bello comunque. Quindi lui ovviamente sta guidando la nave. Interessante. Ah, non lo ha. Vabbè, dai, allora sei perdonato. Ah, ma c'è Ozzy, che alla fine non è morto. Lui è Nico Robin, ok? Cucina e infermeria. No, vabbè. C'è Chopper pure con gli occhiali da lettura. Io non ho parole. Magazzino. Shosho Nami. Che poi Nami da qui, no? Come fa a guidare la nave che c'ha la vela davanti? Qua c'è la palestra. Alloggio. Alloggio femminile.
Spero che non sia Zoro a guidare la barca, la nave. Laboratorio di Frankie. Ah, c'è anche la scialuppina. Tutti i vari mezzi di Frankie, che non so come si chiamino. Riprodotte. Ma che figata sta cosa. Altri letti, un po' di katana. Forse ho visto tutto. Beh, ragazzi, che build particolare che abbiamo visto. Però c'è ci sono cose che non ho visto in tutto ciò, sicuramente. Portale, grotta di ametista, forte resistenza, foresta illibata, zona abbandonata, cimitero, nave della resistenza. Grotta di ametista, la grotta di ametista. Da Damix c'è una stanza sotto? Ok, nella testa. Come si chiama la... Bolena si chiama? Non mi ricordo più. E la grotta d'ametista è qui. Ah, è proprio sotto. Ah, e c'era il molo che mi ero totalmente perso. Polena con la P. Ecco. Bolena, mi confondo con Anna Bolena. Forse senza Vanish bisogna andare. Ah, ecco perché è Heisenberg. Ah, qui c'è un ulteriore attacco da sotto. Mi piace la mappa col piano d'attacco, ci sta. Ci sta. E no Tozzi, c'è il generatore. Ah, giusto, che la nave è alimentata di... con la cola, vero. Bene, abbiamo visto una build particolare, praticamente un'unione di forze da vari universi per combattere i Piglin, che vi dirò, non erano poi così forti, cioè bastava anche un giocatore singolo, però qui hanno voluto fare le cose in grande. Quindi voto alla build. Vi faccio votare. Noto ora una cosa. Voi in facecam mi vedete fino alle spalle. Ok. Io ho un problema. Nel mio armadio ho quasi tutte magliette nere. Ok. Quindi io negli ultimi giorni ho messo tutta una serie di magliette nere. A parte che ne ho tipo 4 che sono nere e basta. Cioè piatte, nere, fine. E poi ho quelle nere con i loghi, cioè tipo questa è quella di Dark Souls, che c'è la Estus sotto. Solo che voi non lo vedete mai, cioè voi mi vedete sempre altezza spalle con maglietta nera. Però vi giuro, cioè ogni volta è una diversa. E devo cambiare il guardaroba. Ma anche a me piacciono le magliette nere, ho un problema con questa cosa. Viene dato un solido 8 come voto, GG. Anch'io devo dare il mio voto. Non l'ho ancora dato. Che voto gli diamo a questa build? Ok. Ok. Andiamo avanti. Andiamo avanti e andiamo a vedere il Mana Ring.
Questa è una struttura che vediamo per la prima volta. Ehi Siri, 12 minuti. No, peraltro, ma scusate, è arrivata un'altra shoppata e io non l'ho vista di nuovo. Ma che è sta cosa? Ma voi avete visto 2 minuti fa una shoppata? Marco, se sei ancora tra noi, qua, cioè, che succede? Non arrivano sti alert. Ok, non credo che non l'abbia mandato. Prova a dargli un'occhiata, perché abbiamo aggiornato, abbiamo fatto tutto. E poi ragazzi, ma stasera che è sta roba che continuate a shoppare? Che vento! Allora, ancora devo reloadare la fonte. Oh madonna santa. Via, fatto. Ehi Siri, 12 minuti. Questa build è stata creata dalla città di Bentelblaze, che per la prima volta parteciperà ad un contest. Una build, eccolo qui. Non si vede la scritta. RVM, sta facendo il matto. Grazie RVM. La build rappresenta una piattaforma petrolifera Fantasy Punk. La specialità di questa piattaforma è il fatto che invece di estrarre petrolio, estrae mana. Inoltre ci sono altri vari dettagli steampunk e fantasy, spero che piacerà. Che le piacerà. Raga, smettetela di darmi del lei. Non sono il vostro prof di arte. Ok? Perché non so da dove è nata sta cosa. Io vi do del lei per meme a volte, no? Tipo, dico tipo, ah, Ego, come va la giornata? Cosa mi dice? Però è meme. Dopo i 30 anni si dà del lei. Allora, a chi è prima dei 30 anni si dà del va cagare. Questa sarà la mia risposta. Ti ho finanziato per aumentare il server. Devo fare i conti, hai forse coperto buona parte del mese. Allora, mi chiedevano di partire da qui, giusto? Salve. Quindi, partiamo da questo piccolo dirigibile che si è attraccato. Bagno intasato perché Fnaffir ha cagato. Vabbè, grazie per l'informazione. Cioè, nel senso che tu lo usi una volta e si rompe il bagno. Ah, perché sono una leggenda? Oh, madonna. Io pensavo di essere una persona normale, però se sono una leggenda allora ci sta. Quindi, da questo attracco siamo arrivati sulla piattaforma petrolifera, che però chiamiamo piattaforma manalifera, come possiamo definirla? Estrai il mana. Direi che il tema steampunk fantasy c'è tutto. Attorno ci sono queste isolette. Con il fondale fatto. Mi piace. Fungoni custom. Ah, salve. E voi? Tutte queste cose fanno parte della build. Piattaforma, isole custom, camera segreta, accesso alle scale e collegamento tra piattaforma, porticciolo e laboratorio sotterraneo, porto, laboratorio. Sono presenti degli easter egg non propriamente collegati alle build. Cose segrete laboratorio, se vi spostate lì poi mi dite di tipparmi e facciamo una cosa fatta bene. Preparatevi in posizione voi.
Questa è un'altra isola dove possiamo vedere forse una pozza di mana, funghi diversi e una gru con un estrattore, forse una pompa, che sta ciucciando il mana e lo sta piazzando qui, lo sta accumulando in forma cristallina. E poi c'è anche la nave che trasporta e carica sulla piattaforma. Mi sembrerebbe questo il meccanismo. Ok, la nave non ha l'interno. Allora, vediamo bene la piattaforma anche sopra. Questo è un tank che contiene mana liquefatto. Vari cumuli. Questa è una sorta di fabbrica di lavorazione. Area ristoro e accesso area sotterranea. Ok, area sotterranea è di qua. Mensa. Ah, giustamente è una zona per il personale. Stavo ignorando gli spazi del personale. C'è il caminetto che sbuffa fumi magici. Ok, ci siamo fatti una bella idea, direi. La mega gru. Quindi se torniamo lì dentro possiamo scendere. Salve Ferri. Eh sì, mi bloccavi un po', fa niente, ci siamo. Allora, per switchare velocemente non è una mod, ma è F3N. Permette di cambiare modalità. Se hai ovviamente i poteri per farlo. Quindi la scala scende nel pilone, giusto? Ok, volevo prima vedere qui fuori, dove c'è un attracco che è utile alle imbarcazioni che poi si spostano altrove. Un po' strana questa barca, questa struttura qui sembra quasi a forma di creeper, testa di creeper. Particolare. Tanto qui c'è un altro battello che sta ancora muovendo il mana in altre direzioni. Un po' Among Us, potrebbe essere anche un po' Among Us, un po' sus. Twister, grazie per i 30 mesi. Volevo augurare una buona serata a tutti e anche chiedere di che contest si tratta. Contest Fantasy Punk numero 2. Dovrebbero mancare solamente 30 sub all'obiettivo. Intanto io ve lo ripeto perché è abbastanza clamoroso. Eccoci. Laboratorio, stoccaggio e ufficio capo. Qui. Decontaminazione. Ok, credo di essere stato depurato. Particolarissimo. Il fatto che ci siano le froglight verdi e tutto il resto bianco fa un bel effetto. Ufficio direttore. No, quella faccina stupida. Mamma mia. Salve direttore, buonasera. Il direttore non sta tanto bene. Laboratorio. Lui che prima era su a cagare è sceso, si è rimesso al lavoro. Mana trattato a selenio e la Madonna.
agli oggetti vengono trattati con il mana e acquisiscono poteri. Mana pura, mana fermentata. Stanza meme piena di sé. Perché? Vabbè, easter egg. Stoccaggio mana. Salve. C'è un sacco di spazio qua sotto. Attenzione, tubatura guasta. Attivazione automa di R03. Con la testina custom, fico. C'è anche un cristallo dell'end. E direi che con quest'area abbiamo visto tutto, quindi. Molto originale. Quindi c'è tutta una catena di estrazione, lavorazione di questo mana, trasporto. Una build con anche un senso compiuto. Ci manca la zona funeraria. Vediamo la zona funeraria. Ah, così, c'è proprio una tomba. Va bene. Signori, è tempo di votare. Votatemi questa build. Dieci, nove, otto, sette, sei. Intanto Marco mi chiede di fare un altro reload per gli alert. Fatto. Potrebbe arrivare un alert in particolare, in realtà. Allora, il sondaggio si sta concludendo. Sono anch'io abbastanza sorpreso, ma bisogna guardare in faccia la realtà. Al 40% di voi non è piaciuta la build e hanno votato 6, che è il voto minimo possibile. D'altro canto, al 38% della chat la build è piaciuta, ma è piaciuta da 8. Mentre gli altri voti hanno percentuali risicate. Quindi grazie a questa mediazione abbiamo una media del 7. Però una chat divisa, comunque il 7 ve l'ho portato a casa. Rispetto alla build precedente partite con un punto in meno, che però magari recuperate da altre parti, chi lo sa. Bene, possiamo andare avanti? Ma direi di sì. Andiamo nel mondo 1. E andiamo, datemi un attimo che devo fare i miei magheggi. Andiamo al corallo demone. Ehi Siri. 12 minuti. Ok, questa volta sono fatto confusione, ma ho capito ugualmente. La corruzione causata dall'esplosione del reattore di Rapture
che sfruttava l'energia del Nether ormai senza controllo e si sta riversando nel mondo esterno. Una creatura tra le più particolari si è originata nel distretto corrotto di Baia, un enorme corallo che si è adattato a vivere fuori dall'acqua. Nato all'interno di un teschio, punto. Quando percepisce una preda, tira fuori un tentacolo per portare la preda dentro il tronco per divorarlo. I suoi colori brillanti servono ad attirare le incaute prede. Intorno vi sono alcune creature che vivono in simbiosi con l'antozoa. Ancora non è chiaro cosa siano le bolle che emergono dal corpo calcareo. Una build fantasy biopunk. Attenzione. Andiamo a vedere. Siamo nella città di Baia Blaze. E siamo nel distretto della città che sta venendo tutto sistemato e rifatto. Distretto corrotto, se non ricordo male. E grazie a Berte per i 10 mesi. Bentornato. E è stata iscritta questa build in particolar modo. Un corallo che ha origine dalla corruzione, praticamente. Allora, per prima cosa, capisco che in mezzo ai grattacieli, le montagne, sia un po' difficile. Però considerate che questa build è davvero gigantesca. Anzi, possiamo dire che siamo all'incirca a 182 e le bolle raggiungono un'altezza di 240 e qualcosa. Che è una build gigantesca in un contesto gigantesco. E parte, vabbè, se vi interessa da quanto parte, parte da 65. Quindi, insomma, è un corallo alto più di 120 blocchi. Il corallo ha origine da un enorme teschio e direi che il teschio lo abbiamo qui. Il teschio sembrerebbe essere una sorta di drago, un teschio di drago, che ha però delle corna caprine, quasi demoniache. E ha questa sorta di... non saprei come chiamarla... cartilagine, questa pinna colorata e trasparente. Si può anche entrare, anche se all'interno non c'è nulla in realtà. Ok, boh, è molto interessante che, a parte che è gigantesco, anche il fatto che sia costruito in obliquo, che aggiunge sempre quel tasso di difficoltà in più, la costruzione obliqua. Magari in questo caso ha aiutato, non lo so, potrebbe anche essere. Sì, beh, non ha un interno, però non è una build che vuole avere interni. È un enorme corallo, quindi ci sta. Cioè, non è che è una casa. Ok, per il resto, il corallone spunta da qui. È fatto in materiali del Nether, praticamente. E ha delle bocche a mo' di anemone di mare. Con questi strani filamenti che potrebbero servire a catturare delle enormi prede volanti. Qui spunta un gigantesco Horn Coral. Che ovviamente è costruito con blocchi, tutti i blocchi gialli meno che l'Horn Collar, perché è coral che ovviamente fuori dall'acqua non sopravvive, quindi bello, bello, una bella forma.
queste varie bocche che conducono all'interno, però peccato che là appunto si veda lo scavo, sparano delle bolle. Chissà che cosa rappresenta. Non so neanche come commentarlo. È molto fantasioso. Sì, sembrano tipo delle bolle di sapone. Probabilmente qualche sostanza viscosa che si cerne crea queste bolle con l'aria. Questo forse è un braccio che non è stato completato in tempo. Braccio, una ramificazione. Qui abbiamo un altro corallo giallo. E poi le bolle che dalla cima salgono. Ma la cosa sinceramente e sicuramente più particolare è questo, perché dal corallo spunta un verme o una serpe, o forse tipo una di quelle lingue di Alien. Alien aveva la lingua che spuntava e la lingua stessa aveva una bocca con i denti. TP, sto cercando di sfuggire dal tentacolo. Attenzione, vediamo. Sapevo. Matteo è all'interno della navicella e sta cercando di sfuggire dal tentacolo che lo insegue. Immaginate che si allunga, che sta cercando di afferrarlo, di mangiarlo. Si è già pappato uno zombie, peraltro. Zombie, ti salvo io. Ti salvo io. Ora sei salvo. Chiaramente la build è il corallo. Il bioma in cui è messo come contesto vale, però vale fino a un certo punto, nel senso che se no vale tutta la città. Nel senso, valutate il contesto. Però la build è il corallo in sé. E poi però c'è un'altra cosa interessante che credo faccia parte della build, ovvero che attorno al corallo si crea una sorta di ambiente marino e ci sono dei pesci che nuotano nell'aria, dei pesci giganti. Questi sono molto belli. Mi danno un'idea di movimento. Danno l'idea che ci sia una corrente marina che sta facendo ondulare le pinne. Ah, e qua ce n'è anche un terzo, che è blu. Che carini, li vorrei vedere svolazzare in giro per Sassari. Cioè, potrei dire qualsiasi città non avrebbe fatto ridere quanto Sassari, non so perché. È così random. Beh, allora, ragazzi, la build l'abbiamo vista. Un tour veloce. Poteva anche rientrare in qualche modo nel contest statue. A modo suo. Molto bella, molto bella. Vi faccio subito votare. Come sempre potete votare dal 10 in giù. Anzi, dal 6 in su, forse è più carino da dire. Attenzione, attenzione, che qui ci sono cose molto interessanti. Aspettiamo che la chat voti.
Buonasera, HTTP, benvenuto in chat. Forza Dinamo, Sassari e Torres. Ma la Torres è una squadra di Sassari, quindi? Allora, qua il sondaggio è andato di sfiga, che più di sfiga non si poteva. Perché vince l'8 col 49% e il 10 al 38. Quindi la differenza è tale da non dover fare lo spareggio. E quindi il voto alla build è 8. Detto che se la valutate di più, in caso dovesse passare in finale, dopo vi faccio rivotare le singole build. Bene, adesso andiamo a vedere la quarta e ultima build di questo gruppo, che è anche l'ultima del contest, e poi scopriremo la finale. Quindi andiamo a vedere... la Greek Forest. Ehi Siri, 12 minuti. Un villaggio in stile greco, corrotto dalla magia, da un'entità organica proveniente dal sottosuolo. L'entità si manifesta attraverso radici rosse che crescono sulle strutture, tentacoli, piante e crepe su tutto il terreno, e chiome rosse su tutti gli alberi della foresta. Dal TP si prosegue sulla strada nel sottobosco e passando per le case greche proseguendo verso il faro. Tornando al punto di partenza si prosegue sull'altra strada verso il tempio visitando esterni ed interni. Si ringraziano per i consigli sulla build. Ah, ok, dei crediti... perché state scrivendo Tirsant? Ma che succede in chat? Dicevo, dei crediti strani, al posto che i creditari builder, che non so chi sono, i consigli sono stati creditati. Va bene, vediamo un attimo la build dall'alto. Si tratta di un'isoletta della città che ha uno stile greco, però... fantasy, dato dal fatto che è infestato da questa vegetazione rossastra. Andiamo a vedere. Abbiamo già una prima casa. Stavo vedendo che ci sono anche i pot decorativi che aiutano per lo stile. Poi, per il resto, la casa bianca con il tetto in mattoni è molto mediterranea, quindi ci può stare. Ci sono bianco, rosso e nero, i colori della bandiera sarda. Mi sembra un po' forzata questa cosa, ma va bene. Ok, c'è un letto, una vasca molto vecchia, molto datata. Spartano all'interno, abbastanza spartano, ma... usare spartano come termine in una build greca ci sta. Cosa sono questi... questi dettagli? Sono, credo, delle piantine custom rosse, con un po' di fantasia. La scelta dei materiali è sicuramente particolare, perché non hanno usato il Nilium rosso, ad esempio, o la vegetazione del Nether. Quindi è tutto stato fatto con... elementi trasposti da altri utilizzi. Ah, e questo è il faro che dovevamo raggiungere alla fine.
Quindi mi sono praticamente perso. Proviamo ad andare di qua prima. Facciamo un bel giro di questa foresta. Ci sono anche altre case. Questa sembrava minuscola ed è più grande dell'altra invece. Questa potrebbe essere una tipica casa che venderebbero a casa a prima vista. Che tipo entri e dici, ma a me sembra piccola la casa. No, no, aspetta, c'è una sorpresa. E poi, boom, tipo il salone lunghissimo, eccetera, eccetera. E qua c'è il tempio. Che è appunto infestato da questi rampicanti rossi. Qua c'è il festival dei mob. Vabbè, creeper per 8. Purtroppo non credo ci siano le luci, quindi... Una statua dorata all'interno del tempio. Bello il fatto che ci sia il blu come dettaglio. Ok. Carino. Dimensioni contenute, però un bel tempietto. Proviamo a passare da un'altra casetta, così ne vediamo più di una. Decorazioni interne mi sembrano simili, quindi direi che abbiamo capito lo stile. E poi si arriva quindi al ponticello che conduce al faro. Faro piccolino, però caruccio. La punta soprattutto ci sta. Ah, beh, giustamente... Non, è piccolino, quindi non si può entrare. Niente. È tipo... è di bellezza. Allora, il faro alto quanto gli alberi è un'osservazione, Lusantu, un po' infame da parte tua, che mi sembra tu sia collegato alla città. Però hai ragione. Cioè, effettivamente il faro con la luce coperta dagli alberi è un po'... ideale come faro. Però è carino. È carino. Quindi, ragazzi, voto alla build. Abbiamo l'ultimo sondaggio prima di tuffarci nella finale. Allora, vediamo che il sondaggio sta arrivando al termine. Comunque stasera siete abbastanza critici, eh? Nel server della Coblemon abbiamo fatto il contest, tutti i voti 10, 9, bam, 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 bam. Oggi vi vedo molto critici, abbiamo un 7 al 49%. E vedendo il quadro generale, avete dato due volte il 9, tre volte l'8 e tre volte il 7. Quindi avete espresso un gradimento netto
dal pubblico. Ma detto questo, senza ancora mostrarvi la classifica finale, e andiamo al Warp Eventi. No, in realtà devo andare nel mondo 1, 2 e siamo già a posto. Ok. Senza dirvi la classifica finale, che diremo dopo, abbiamo le build che passano alla finale, ve le dico in ordine di comparsa, e sono la build iscritta da Sir Yuki, ovvero Corrupted Legend, senza S, e il corallo demone di Baia. In questo girone, anche se avete dato un solo 9, c'è stata la situazione più combattuta per andare in finale. Però, come sempre, il contest è così, bisogna andare avanti. E abbiamo le quattro finaliste. Abbiamo Lebenborg, Eragon, Corrupted Legend e Corallo Demone. Per comodità nostra, vedrò Lebenborg, Corrupted e poi andiamo nel mondo 1 e vediamo Eragon e il Corallo. Adesso che succede? Siamo nella fase finale, quindi rivediamo al volo le build senza soffermarci molto velocemente. E andiamo poi a dare un voto, che questa volta andrà dall'8 al 10, con i mezzi voti. Quindi potete essere un po' più precisi nella decisione. Io stesso rivaluto, potrei cambiare il mio voto, il voto dello staff è quello. E poi scopriamo la classifica finale. Quindi partiamo con la prima build, che è, abbiamo detto, Lebenborg. Quindi andiamo da Gallo. E qua facciamo lo sforzo, scheda video, fai la brava, shaders per la finale servono. Via. Quindi, Lebenborg, distretto, colonia della città di Ghost, l'abbiamo vista in un precedente contest, è stata riproposta anche in questo, ma con notevoli migliorie. Quindi questa era la zona precedente. Il fantasy si unisce allo steampunk, quindi perfettamente a tema. Qui c'è il laghetto con il suo porto. E poi quest'area è stata costruita appositamente per questo contest. Completando il giro delle costruzioni. Inoltre è stato aggiunto questo fiume che alimenta il laghetto. Il canyon e le montagne che vediamo sono totalmente custom, fatte a mano e fatte per questo contest. Quindi la prima build che valutate è Lebenborg e vi chiedo questa volta di dare un voto a Lebenborg dal 10 all'8, quindi 10, 9 e mezzo, 9, 8 e mezzo, 8. Via col sondaggio. Intanto Eren Dario, grazie per i 10 mesi, bentornato. Allora, io mi riguardo anche le mie build e devo un attimo correggere i miei voti, forse, chissà se li modificherò. Ser Yuki dona la sub a Dani C. Grazie Yuki. Ricordate che vale lo stesso discorso della media. E votate a pari merito il 9 e l'8. 36 e 36%. Quindi questa volta il voto è 8,5, che è inferiore al 9 precedente. Andiamo ora a vedere
Corrupted. Non mi ricordo il nome. Il libro non l'ho portato, sono un pirla. Comunque, abbiamo questa build che è composta da vari elementi. Questa foresta. Una base tratta direttamente da Minecraft Legends. Abbiamo questo forte dei piglin riprodotto con le strutture tipiche di Legends. Le varie torrette, il portale al centro da distruggere, le gabbie in cui possiamo liberare l'entità. E questa struttura sta per essere attaccata dalla resistenza. Un attacco arriverà da sotto. Qui c'è il molo. Un attacco fallito da questa cittadina che è stata divorata dalla corruzione. E da questa parte abbiamo il forte della resistenza che si organizza per la guerra e per attaccare i piglin. L'attacco aereo grazie al dirigibile che sta arrivando. E infine l'attacco via mare con la ciurma di cappello di paglia che per l'occasione è stata chiamata all'attacco. Quindi abbiamo una riproduzione della Sunny che sta per attaccare i piglin, un universo che mai avrei pensato di vedere. Per cui voto a Corrupted. Via col sondaggio, io rimetto la musica intanto. Dobbiamo andare veloci, perché se fatta una certa iniziano a quittare le persone, quindi a noi servono persone per votare qui. Dobbiamo votare. Intanto devo ancora valutare i miei voti, invece. Sono ancora abbastanza indeciso. Allora, il pubblico severissimo, ma in realtà non è vero, da un 8 che conferma il voto precedente. Però sì, oggi vi vedo che non vi allargate molto, eh. C'è un 8. Quindi si va nel mondo 1. E andiamo a vedere Aragorn. Città di Aragorn che ripropone il suo distretto fungoso con alcune modifiche. Questa è una build vista in un precedente contest. Questo distretto, infatti, a differenza del resto della città, è un bioma custom composto da vegetazione inventata, alberi colorati, funghi di dimensioni diverse dai più piccoli ai medi ai grandissimi, molti colori, tutte cose diverse. Non c'è lo Smurf Cat da nessuna parte, non salterà fuori. Se mettevate un piccolo Smurf Cat da qualche parte vi davano 40-10 in più. Abbiamo capito questa cosa dalla chat. Al centro c'è questo albero particolare che sorregge una lanterna abitata. Troviamo delle case fantasy e anche delle case nei funghi, ad esempio questa qui. E questo è il distretto. Voto a Aragorn.
Io torno a dire che il meme dello Smurf Cat è una merda. Lo so che vi piace un casino, apparentemente. Però appena mi escono le slide su TikTok che devi slideare, io so già che c'è lo zoom e c'è lo Smurf Cat nascosto. Neanche... non è che dici, oh, non me lo aspettavo, che ridere. No, no, me lo aspetto subito. Quindi non lo trovo divertente, perché è così spammato e abusato di già. Che... boh, non lo so. Non ci sta, non ci sta. Sapete qual è un meme bello che porca troia dovrebbe spopolare anziché lo Smurf Cat? Il meme dei quadri degli stregoni, non so come chiamarlo. Praticamente il meme è tipo me and the boys when, cioè io e bro andiamo a fare cose. E però tu e bro siete una compagnia di stregoni con la barba lunga che vanno in giro a fare magie nella foresta. Ci sono loro che si fanno di sostanze o che incontrano strani esseri, eccetera, eccetera. E sono tutte immagini fatte con l'intelligenza artificiale di questi stregoni che si ubriacano in mutande, ballano, e c'è sempre la caption che dice... me and the boys, when, che ne so, facciamo questo, facciamo quello. Quello è un bel meme, quello lo approvo tantissimo. Comunque, intanto avete votato. E anche qui... 8 al 44%, il 10 al 33%. La differenza non ci permette di fare media. E vi confermate molto severi in questa votazione... perché state votando tutti al ribasso. Cioè, tre build votate al ribasso. Ora andremo a vedere l'ultima build, che è quella del corallo demone. Quindi andiamo a Baia, dove hanno costruito questo enorme corallo. In un distretto corrotto abbiamo un teschione di un drago gigantesco costruito in obliquo, a cui si è attaccato un corallo gigante che fa crescere strane escrescenze. Ci sono coralli gialli, ci sono anemoni che sputano bolle di non si sa che cosa nell'aria, e una parte del corallo fa fuoriuscire un tentacolo con una bocca dentata che sta cercando di mangiare la nave di Matteo mentre tenta la fuga. Tutto attorno dei pesci giganteschi stanno volando, completando una build che sembra una sorta di acquario mostruoso. Quindi voto al corallo. Bene, avete l'ultimo sondaggio della serata, vediamo cosa salterà fuori. Incredibile, oggi stasera siete una cosa davvero incredibile. Proprio insoddisfatti. O forse semplicemente valutate le build di questo... cioè, le valutate 8. Perché anche questa build... attenzione, no, colpo di scena. Perché l'8 fa media con il 10. Questa volta... Prima per un pelino non hanno riuscito ad avere la media. Questa volta la differenza è 43-35. Quindi c'è la media.
e la media fa 9. Cosa che prima non siete riusciti a ottenere. Attenzione. La differenza tra il primo e il secondo voto è inferiore al 10%. Quindi, io vado nel mondo 2, tolgo le Shades perché c'è il PC, sta implorando pietà stasera, non so. Ok. Ragazzi, adesso c'è il momento di contenimento, devo andare a fare non tanto i conti quanto a scrivere la classifica. Quindi io adesso ho la tabella con voti dei mod, voti miei e voti della chat. Ed è il momento di dare il totale. Intanto già vedo un exequo. Quindi già partiamo incredibilmente. Allora, io ho già i totali, chiaramente. Devo semplicemente capire le posizioni. Ok. Voto finale su 30. Abbiamo tre votazioni: mod, Eren e chat. 21,75 su 30. Abbiamo la build Greek Forest iscritta da Wither Leo. Qua, ragazzi, anche voi avete contribuito a tenere il voto, il totale basso, perché avete votato 7. Siete stati il voto più basso, eh. Sì, cioè, anzi, per nessuno ha dato 7, tranne il pubblico, incredibile. Al settimo posto, con 22,25 punti, abbiamo Obappa con Obappa, che ha iscritto il distretto minerario della città di Belton. Io mi sono segnato nel foglio i nomi di chi ha iscritto le build, quindi devo un attimo ricollegare. Al sesto posto non abbiamo nessuno, perché abbiamo un ex aequo. E quindi al quinto posto, con 23 punti, abbiamo la base di Scinnere, che forse è anche l'unica build singola fatta singolarmente. No, in realtà no, non credo, però GG. E abbiamo la piattaforma petrolifera, il Mana Ring di, vabbè, iscritto da Ego e dalla città di Bentel Blaze. Al quarto posto, con 24,25 punti, abbiamo l'iscrizione di Sir Yuki, che si chiama, mi sono dimenticato il nome, Corrupted Lens Legend. Corrupted Legend. La top 4 sono effettivamente i 4 finalisti anche nel punteggio, quindi non è che in un gruppo c'erano 3 che erano più votate degli altri, è tutto equilibrato. E qua direi, cioè io sono quello che ha dato il voto più alto a questa build. Secondo me potevano essere iscritte 2 build separate, vi dirò di più. Perché Se facevate la Sunny indipendente, poteva essere apprezzata di più la riproduzione, il resto a parte. Forse il mappazzone non è piaciuto tanto al pubblico rispetto a altre build. Ma andando al terzo posto, con uno scatto in avanti rispetto agli ultimi risultati, abbiamo il distretto di Aragorn con 25,75 punti.
Al secondo posto, attenzione, abbiamo una build a 27 punti. Al primo posto, 27,25. E allora io oscuro lo schermo. Lo 0,25 è la differenza minima che si può avere per non avere il pari merito. Quindi erano molto appaiate, come al solito. Però vince questo contest Fantasy Punk numero 2. Mentre la mia scheda video inizia a impazzire con le shaders attive, vince il corallo morto di Baia Blaze. 27,25 punti. Quindi GG a Baia, che forse è la sua prima vittoria. Non vorrei dire cazzate. Quindi GG a Baia.